non è abituato a Marco, vedi, quasi intimidito da una pazza furibonda che si è seduta qua di fianco a lui. C'ha paura perché... C'ho la faccia intimidita. Guarda. No, continua a guardare questo coso che continua a maneggiarlo come a dire non vedo l'ora di usarlo in qualsiasi modo. Qualsiasi. Ma questo è di Danko, tra l'altro vedete si può prendere qua bene, c'è l'impugnatura qua. Bam, che accompagna, che può essere usato come calzascarpe addirittura. Ad esempio, sempre col tallone, vedi che il tallone torna. Stasera, stasera la serata di tallone. La ragazza è cresciuta a pane tallonate. Il tallone qua torna e quindi vuoi provarlo tu? Vuoi tenerlo in mano? Prendo la birra. Facciamo una simulazione? Una simulazione di che cosa? Di Harry ti presento Sally, la scena è troppo piccolo, no. Anche Ercole, niente. Però è un cult. Di che anno è sto film? Non lo so, guarda. Harry ti presento Sally, è un cult però adesso, Harry a prescindere. Ti presento Sally. C'è la scena dove lei simula l'orgasmo al ristorante perché lui credeva che tutte le donne con lui non fingessero. E lei ha detto guarda che fingiamo talmente bene. Alcune fingono talmente bene di far credere che sia reale l'orgasmo. E allora. Ma te ne accorgi se l'orgasmo è reale allora o meno, lui, dai! Ma lui dice: non è impossibile. Lei simula l'orgasmo talmente bene lì al ristorante, scena cult quella di Harry. Sì, famosissima. E lo fotte? Sì. E perché lui ci dice, crede. E lui dice: allora, chissà quante volte mi hanno fottuto. Non è che lei lo fotta, però in realtà lei lo fotte perché lui pensa che sia vero, invece non è simulato. No, quindi hai detto guarda, se io facessi così ci crederesti. Devo guardarmi sto film. Comunque quindi tu Ercole dici che non esiste l'amicizia tra uomo e donna. No, non esiste nemmeno. Te ne accorgi. Sai cosa mi hanno detto? Che esiste con le brutte. No, sai quando esiste l'amicizia tra uomo e donna? Quando uno dei due o entrambi sono omosessuali. Dici? Sì. Sì, sì, sì. Ma vabbè, è un'amicizia che è proprio solo amicizia, non ci sarà mai niente. Un giorno ci proverà e tu lo deluderai. E tu lo deluderai nel futuro. Sì, sì, sì. Allora, un po' di... Da quanti anni siete amici? Un anno. Non o bevete o guidate. Un giorno ci proverà. Un giorno ci proverà. La regola è solo un metodo di distrazione, un giorno ci proverà. E quando tu non ci starai, ti farò mancare. Vabbè, mica magari succederà tra qualche anno, che ne so. Fammi sapere quando succederà. Ti ricorderai di me? Ciao, follower del ci proverà, vedrai. Non esiste l'amicizia tra uomo e donna. Come non esiste, cioè, lo riconosci se una donna finge l'orgasmo o meno, cioè. Vabbè, non vorrei deludere. Non possiamo fare questo. Allora, per un uomo è impossibile. Sì. Per l'uomo è per ragioni di forza maggiore, sì, nel senso, perché, cioè. A meno che non butti via il preservativo che lei non ha visto. Sì. È finita. Mi hanno raccontato anche. Non li ho provati io, perché con me veramente hanno concluso. Solitamente. Faremo finta di crederci. No. Cosa stai dicendo? Però delle amiche... Devo aver pensato ad alta voce. Di me. No! Che hai concluso. No, non parlavamo di te. Delle amiche mi hanno detto che sono state con degli uomini che hanno finto l'orgasmo, quindi toglievano il preservativo non facendo vedere che il liquido seminale era all'interno del preservativo, buttandolo, e poi una si è resa conto perché è andata a cercarlo in un cestino, questa un po' così, e l'ha visto vuoto. E non poteva essere che il tipo era timido e magari non gli ha detto di essere impotente, ma magari provava l'orgasmo ma non eiaculava perché le palle non esatto. Ho sentito l'orgasmo, stavate parlando di me. Troppo forte, no. Però vabbè. Vabbè, esatto, che se come dicono là, che cazzo di senso ha non finire per un uomo? Cioè, ma cosa vuol dire? Devi farmi proprio schifo per. Oppure ha delle problematiche. O magari ansia da prestazione. Ansia da prestazione. Cioè, ho capito, ma se ti rimane duro ti scopo. Fino alle 3 del mattino finché non. O ti stanchi tu e mi dici basta, e allora arriva e dico va bene. L'orgoglio maschile ti dice però sei stata tu a dirmi di basta. Esatto. Ecco. Sennò ti scanno finché non vengo, nel senso non vedo un motivo per cui fermarsi. Però mi hanno raccontato questa cosa. Non l'ho presa per vera, perché non l'ho provata sulla mia pelle. L'ha provata lui ansia sulle sue palle prostata. Perché non ha. Comunque invece la donna è. Cioè, per dirti, se ti fai una vasectomia, sì. Cioè,
tu l'orgasmo lo provi ma non negli acoli, perché esatto, ti tagliano i canali spermatici, esatto, delle palle. Queste qua possono dare ansia di prestazione, queste. No, assolutamente. No, allora Ercole è ben dotato. Sì, anzi, io sono abbastanza esaltato. Ragazzi, quelle persone come lei sono pericolose, ragazzi. Cioè, dovete prepararvi a un lungo tragitto di dolore. Lungo proprio. Se, sì, il tragitto di dolore. Ma io non posso ribadire, sottolineo, non posso, non ho un evidenziatore. Stavate parlando di me. Non ho un evidenziatore e quindi dai, vai avanti pure, tranquillo, non ti interrompo mai. Posso? Dai, vai avanti tu, vai, vai. Tranquillo, non ti dico più niente. Io non sono agitato, io sono la persona più tranquilla del mondo, guarda. È tranquillo? Beh, io però direi mica cazzo. No, io sto facendo una lezione qua. Sì. Di massaggio qua. Dimmi, sì, dove posso arrivare. Ti serve una mazzata baseball per... Per te? Non lo so, i gusti sono gusti, ragazzi. Non è, dobbiamo discutere adesso. Di non in quel senso! Ah, no! L'hai detto tu, io non disquisisco. Se ti piace la mazzata baseball, mazza sia. Non disquisisco. Grazie, caro. Quante volte avevate io? Non disquisisco dai tempi che giocavo a Dragon Age. Hai visto? Incredibile. Stasera. Incredibile. Tutto stasera? Tutto in una notte, pensa. È lunga la notte, eh? Vola con quanto fiato in gola. Sì. La notte vola. Sì. Cosa fai tra sogni e TV, pomeriggi che non tornano più. Ma di chi lo sei tu, scusa? Prof, cioè questa la chiamano prof. Certo, so che mi vuoi chiamare. Cioè guarda che se mi dici un'altra volta questa ti bacchetto, eh. Ercole, dai, ti faccio delle lezioni private, le vuoi? Leggendario. Lezioni private di che cosa? Di buona educazione. Di buona educazione, mi insegni il galateo. Fingi che vuoi, fingi di voler. Sì, ma mi farebbe piacere. È vero? Mi farebbe piacere prendere lezioni private. Sarebbe davvero interessante. Ci puoi spiegare un attimo l'ultima relazione che ho avuto, ma così a spanne, non vogliamo entrare proprio nel privatissimo. Porca troia, puttana miseria. E questa era la tua ragazza? Minchia raga, che cazzo mi avete, che cazzo mi ha chiesto? Cioè era una ragazza, scusa, molto chiesto la ragazza povera. Perché porca troia, puttana e miseria. Cioè era una ragazza povera, molto procace. Io la traduco. Fatturava poco. Ma lavora ancora? No vabbè, poverina, sei ancora fidanzato? Vuoi sapere com'è finita la mia ultima relazione? Sì, se puoi, se vuoi, eh. Ho scoperto la mia ex che si pigliava il cazzo del mio migliore amico. Ah, quindi è caduta, è inciampata, oh cazzo. È inciampata su un cactus. Mamma mia, vedo che quasi sei parallelo ad un mio primo matrimonio fallito. Lui casualmente ha messo incinta la figlia del suo capo. Porca puttana! Minchia, deve essere stato un caso fottutamente fortuito. Però ha una buona spiegazione per averlo fatto. Sì, lui ha una buona spiegazione, mi ha detto che lei è talmente brutta che a lui sembrava di non trombare. E l'ha messa incinta perché era talmente brutta, quindi credeva di non tradirmi. Cioè quando io ho detto ma come mai, ma lei è talmente brutta che mi sembrava di non tradirti. È una spiegazione anche logica, molto, no? Beh, in effetti, cioè poteva dirti a sto punto che aveva la figa a forma di mano e pensava di farsi una sega. L'avrei compresa di più. Sarebbe stata più realistica, no? Allora, per assurdo, sì. Allora, ogni tanto mentre sono in giro mi dicono no, minchia Ercole, fammi tot flessioni, no? Faccio zio, c'è un alert, c'è un sound alert cattivi 400 bit, faccio 10 flessioni ovunque io sia. Prendi, metti un cazzo di sound alert, metti 1000 bit, ti canto la canzone che vuoi. Ah, bravo! Sei a posto. No, vabbè, io dovevo conoscere quest'uomo. Ogni scusa è buona. Ogni scusa. Però guardate, questo screen lo posso avere. Che devo pensare alle tartarughine. Ah, le tartarughine qua ninja? No, questa è una sola. Ah. Parla di altre tartarughine. Allora, stavi dicendo?
non mi ricordo. Ho toccato la tartaruga, non mi ricordo più. Sono una nonna anch'io, non è che proprio io. Cazzo, sono un dispensatore di amnesie, porca puttana! Ma come mai sono qua? Non mi ricordo! Io sono di me. No, non mi ricordo proprio. No, non mi ricordo più niente, ragazzi. C'è qualcuno che può dire cosa. Ma non mi stava ascoltando nessuno, quindi non. Parlando di cose serie. Che fa? Lo appoggio. Sì, è un'ottima idea appoggiarlo. L'ho appoggiato io però, eh. E non ho altro a parte appoggio la bacchetta di. No, perché vorrei che qualcuno pensasse che anch'io posso appoggiare delle cose. Sì, ma non quella, ecco. Quella cosa, no? Stavo per dire una cosa veramente... Porca. Porche. Probabile. Probabile. No. Probabile. Allora, se qua c'è qualcuno che può appoggiare delle cose, non sono io. Ok? No, io esco. Mi basta, basta. Cambiamo argomento. Con la feltrina trasuda di feromoni. Codinci. Minchia, c'è un odore qua che tu non puoi veramente neanche immaginare. Feromoni che volano. Chi è la MILF? Minchia, quanto cazzo sei volgare, Madonna, zio. A parte mamma che non mia. Sono MILF perché non ho figli. Porca puttana, e poi se si slaccia un bottone, minchia, ti ma devi cambiare le mutande. C'ho la farfalla qua. A posto, ecco, deve cambiarsi le mutande. Cioè, io una cosa, mezza cosa ho detto, cioè, porca puttana. Ah, si chiama stasera? Ah, non lo so. Boh. Io penso di trombarmi la mia mano destra. No, però non sono a casa mia, no, non succederà. Penso che succederà domani, probabilmente. Ho bagnato tutto. Chi l'avrebbe mai detto? Minchia, sembrava quasi una frase fatta. Pulisco io, tranquilli, non c'è problema.